L'idea della produzione di metodo classico è nata quasi per gioco, per pura passione personale e ambizione di voler avere una piccolissima produzione, quasi casalinga, familiare, di metodo classico da poter assaggiare assieme agli amici e a pochi altri, pochi clienti appassionati. E nasce diversi anni fa con una prima produzione di verdicchio, con una piccola aggiunta di Chardonnay che a nostro avviso completava meglio il profilo organolettico del vino e man mano che le bottiglie venivano stappate, venivano aperte, si notava una qualità veramente inaspettata, una qualità che potevamo quasi confrontare con produzioni importanti italiane di metodo classico. Così man mano la produzione e l'appetito anche è cresciuto, le sperimentazioni si sono estese anche ad altre uve, fino al completamento di un po' tutta la gamma di metodo classico che è quella che vediamo oggi. La nostra gamma completa parte da un extra brut chiamato LH2, che è un metodo classico con non meno di 30 mesi di affinamento sui lieviti e un piccolissimo dosaggio fatto appunto al momento della sboccatura, seguita dai due prodotti più importanti che sono appunto i due Laozi. Laozi è un nome dedicato a un generale che è stato tra i primi creatori, ideatori di un concetto d'Italia unita, morto proprio nelle campagne anconetane. E appunto la produzione è con due metodi classici nature. Il primo è un rosé a base di uva Montepulciano, quindi un prodotto abbastanza raro, difficile da riscontrare in altre occasioni, ma dotato di grandissima mineralità, sapidità e forza, energia nel bicchiere. E il secondo è un metodo classico, anche questo nature, con un affinamento piuttosto lungo, circa 50 mesi sui lieviti, con un uvaggio prevalentemente di verdicchio e una piccolissima percentuale di Chardonnay.